Ci siamo! È il grande momento! Questa sera conosceremo la prima finalista della EE Champions. Il cielo è sereno al San Paolo di Napoli. Si affrontano il Napoli e l'Atletico Madrid. Il Napoli cambia tutto, formazione con un 4-3-3 e davanti Politano prende il posto di Caglione, insegna a sinistra Mertens centrale. A te Atletico Madrid! Atletico Madrid gioca anche lui con un 4-3 in attacco Lemar, Diego Costa e Carrasco, ma a centrocampo c'è ovviamente Thomas Partey insieme a Saul e Koke. Sono davvero emozionato a sentire ancora una volta questo inno della Champions. Ormai ci siamo, ormai sono le sfide decisive, quindi grande urlo e ci colleghiamo direttamente con il San Paolo. Pronti via, Diego Costa. Vamos Colchoneros. Forza vai. Napoli sempre. Si comincia. Allora, per l'Atletico Madrid va veramente benissimo uno 0-0 contro un Napoli che segna veramente ogni partita. Vai subito Saul, lancio per Diego Costa. Tranquillo Di vai, Lorenzo, Diego Neno! Che la tocca per Chip Chip Meret. Intanto vorrei vedere, vorrei che notaste la bellezza di questi cartelloni pubblicitari. Politano! Oblak che ci ha salvati, anche se sbagliando anche sul gol di Milik. Intanto siamo in partita con Di Lorenzo, Fabian. Vai Thomas! Il Reculibali, oggi ci aspettiamo da lui un golasso. Ancora no. Fabian, serve Di Lorenzo che va sulla fascia. Bravissimo! In questo momento è qualificato l'Atletico Madrid, ma Marietto Rui la deciderà. Ancora Zielinski, padrone del centrocampo con Politano. Bravo Jimenez, con calma, passa Oblak. Non c'è fretta per l'Atletico Madrid. Che rimette in gioco. Lancio, vai Carrasco. Saul. Forse sì, lancio per Trippier. Marietto. Trippier, Carrasco. Tranquillo, calma, tranquillo, Carrasco. Ragazzi. Lemar, Diego ne Costa. Ehi, vai, ci siamo. Ah no, come fa? No, ah, fuori gioco di Lemar. Fuori gioco di Lemar. Riprende il gioco ora con l'Atletico. Che... Thomas Partey per Trippier. Vi ha visto Carrasco, Marietto. Carrasco, no, Carrasco! Plastic Man nella sua divisa, Cocorito, Chiquito, Bananito, è lui! Vai ancora! Grande Plastic, ci tiene in partita, Saul butta fuori la palla, e la rimessa laterale e ora ancora, no, era nostra ma è cambiato... Ancora Carrasco! Vai Carrasco, ancora lui, veramente Zielinski. Molto bene, poi Trippier è uno dei migliori bravo in andata. Vabbè, bravo zio Zielinski che concede un calcio d'angolo proprio dove c'è la scritta ovviamente Koke, il cross dentro per Diego Costa, ancora lì Thomas, non tira Diego, attenzione alla Thomas Partey. Catramina di Thomas, Koke la finta, Koke è riuscito a passare via Marietto, vai Jimenez. Non siamo partiti bene come al solito, ma quando il Napoli fa così poi in contropiede, anzi è partito veramente benissimo invece l'Atletico Madrid che sta veramente, sono tutti nella metà campo del Napoli, non c'è problema, devono soltanto difendere in realtà, però continuano ad attaccare, vai Thomas, il cross, Carrasco, entrata, Gianni Carrasco, seconda rete della stagione. No, questa volta Plastic Man. Sì, al nono minuto siamo avanti. Poteva fare un po' di più, rivediamo l'azione. Quindi adesso il Napoli dovrebbe farne tre. No, 2-1, passiamo noi, 2-1, passiamo noi, non dire stupidaggini. Va bene, dovete farne comunque due, però intanto. E qui Plastic, esco non esco. L'ha pure toccata Chip Plastic Man. Però, Marietto grande Carrasco, si dimentica. E andiamo a Istanbul, ragazzi. Calma, è lunga la partita, siamo solo al nono minuto, il record va lì. La tocca per Fabian, che serve Zielinski, ora serve Politano, dai Poli. Ancora Fabian, la buttava. Vai Lodi, per dove Di sei? Di Lorenzo. Allora chiudere, bravo Lodi. Cos'è? Ma cos'è? Sì, Di Lemar, Diego Costa, vai Diegone. C'è il Re. Va bene. Serenità, il Re Koulibaly mette la palla in fallo laterale. Forza Napoli, sempre. Solo un tiro in questo momento. Al 2 tiri a 1. Sta passando il tempo senza che succeda nulla. Dai ragazzi, forse questo schieramento non è il più adatto per il Napoli, ma vediamo ora Fabian. Che tocca per Politation, ancora Fabian Ruiz, che lancia Di Lorenzo, una saetta sulla fascia, la mette in mezzo. Bravo. Va bene Lodi, due volte a chiudere sul cross di Di Lorenzo.
il tifo del San Paolo per portare i ragazzi a Istanbul. Politano, la tocca per Fabian, stavolta bello, no! Di Lorenzo, che golasso, la catramina di Di Lorenzo, questo schema preparato sul corner porta di nuovo in parità la squadra partenopea. Politano, mamma Fabian mia, ma cosa ha lavorato fate, però tantissimo. Guardate Oblak, ma cosa facevi lì Oblak, tutti chiusi in area, e Di Lorenzo 1-1. Con una catramina classica. Non si era visto Napoli in questi primi 20 minuti, gol di Di Lorenzo. Troppo spazio. Ma va bene così, siamo ancora qualificati noi, non è un problema. Troppo spazio lasciato a Di Lorenzo, che è andato stranamente, non è da lui il tiro, ma questa volta Di Lorenzo l'ha fatto un tiro proprio alla Mario Rui questo. Due tiri a due e siamo 1-1. Politano! Manolas! Mamma mia, Manolito! Manolas! Dai ragazzi, mamma mia come la sento questa partita, bellissima. 1-1, avevo previsto un 2-0 Napoli. Ovviamente io ho previsto un 2-1 Atletico. Comunque no. vai Lodi su quella fascia. Sì, Lodi, bene, dai, mettila dai. Adesso però mettila, Fabiana. Vabbè, cosa sì, aspetti Fabiana. Sì, no, Carrasco, no. Mamma mia Carrasco, Plastic quanto la sente questa partita, come una statua greca nella sua sì, intera statua, bellezza, anche nel primo gol la statua. Bravo Thomas Partey. Sì, Carrasco, ancora tu, vai Carrasco, mettila. Va bene, chiusura. Un corner importantissimo. Chiusura, siamo già al 25esimo, la tensione sale ed ecco Koke che va a battere il corner. Cross. Esce facile il nostro canarino Meret che tiene il pallone. Palla a Mario Rui, da lui ci si aspetta sempre una sorpresissima. Nelle prime due partite del Napoli è stato eccezionale. Allan. Anche da lui ci si aspetta tanto. Thomas, vai su Di Lorenzo. No, fuori gioco, sì, Cirone. Fuori gioco. Cirone. Grazie, no, tutto buono. Gioco. Tutto buono. Pensavo. Tutto buono cosa? Mamma mia, ma la sentiamo veramente. 1-1 al 29esimo. Dovreste vederci come siamo caldissimi proprio per questa partita. C'è un corner, anzi no. Tre tiri no, a tre. Era fuori gioco. Ma ci sono stati due gol. Triple. Bene. Diego Costa sbaglia Benissimo. Di testa. Diego Costa non mi è piaciuto nella partita di andata. Speriamo che cambi nel ritorno. Lemar mettila, che anche Carrasco, traversa, cosa ho sbagliato, no. Mamma mia. Questo gol poteva decidere la partita, mamma cosa ho sbagliato. Mamma mia, rivediamola, cosa vale la pena vederla. Cosa ho sbagliato, Carrasco. Saul, il lancio per Lemar, grande controllo. E poi qui di nuovo la difesa. A metterla in mezzo e Carrasco si libera ancora di Mario Rui, Mario traversa. Rui. Ancora Mario Rui, malissimo. Traversa piena. Malissimo, sta ancora tremando questa porta. Dai. Ancora corner. Koke, il cross dentro per Diego Costa. No, non ci arriva. Vai, Thomas. Grande Thomas Partey con fisico, la forza fisica. Di fisico, Thomas prende questo pallone. La dà Saul. Felipe. C'è un fallo di Allan. Non c'è. Giallo non c'è. Ma certo che non c'è. Ci mancherà. Lemar su punizione. Ehi, si fa fare una foto, per il suo book, Alex Meret, con la palla, con la presa, lo chiamavano anche Pinza, eccolo qui, Fabian Ruiz, l'uomo che ha più soprannomi che partite giocate probabilmente, ed ecco Lorenzuccio mio, Lorenzuccio mio, meno male, Trippier. E c'è il corner, cerchiamo di stemperare. Certo che stiamo attaccando tanto, ma ogni volta che il Napoli arriva nella nostra area... attenzione, iniziamo c'è di nuovo, no, il tiro di Mario Rui, prego, bravo. Allora, Thomas Partey, a questo bravissimo. Punto dovrei andare a correggere nel secondo tempo, andrò a correggere, anzi no, non sono io che devo correggere, in effetti mi sto tirando il sasso sulla mano. Allora, attenzione Fabian Ruiz. Io, se siamo qualificati, io non ho nessun cambio fino al 65esimo, quindi... Dovrei essere abbastanza tranquillo. Certo che tutta questa difesa dell'Atletico buttata in centro area. 6,3 intanto Marietto Rui alla sente rimessa. Ancora sì, grigliata. Segno di testa. Vai bravo Carrasco che spazza via. Tiene vai a pressare un po' Diego Costa. Che ancora la dà Mario Rui e non mi è piaciuto Mario Rui, male su due interventi difensivi. Speriamo che da lui arrivino grandi rifornimenti per le punte. Ancora Di Lorenzo, ti prego, bravo Gimenez, mamma mia che intervento. Lemar spazza via, perché siamo ripadroniti, perché dobbiamo perdere palla Mario così Rui. Fabietto no, la mette fuori gioco sì, fuori gioco sì, fuori gioco tiro! Fuori gioco oh, no
sì, però questa cosa di spazzare via la palla non mi piace per niente. Rivediamo, ottima la trama di gioco. C'è il fuorigioco di Ciro Mertens che davanti alla porta, davanti a Oblak, l'aveva messa con un tocco saldo. Vai, Lemarsu, punizione. Carrasco di testa, ancora lui, mamma mia partita. Dai, Saul, corri! Ancora Saul per la bella, vai Carrasco. Carrasco, dai, no, ancora Carrasco resiste. Carrasco, cosa sta facendo? Bravo, bellissimo, bravo. Questo corner preso. Zielinski va a coprire gli inserimenti di Carrasco, ma in area di rigore è Mario Rui che deve fare di più. Lo batte Lemar. Diego Costa non arriva. Vai Saul, vai Saul. Riparte da dietro per Lodi. Si riparte da dietro con Lodi. Mamma mia, ancora Lodi. Allan, un po' nervoso. Vai Lodi, mettila adesso. No, ok, va bene, ancora Koke, va bene, facciamo ancora finire questo primo tempo senza perdere palla, meno male. Peccato. Sì, c'è ancora una rimessa laterale con Di Lorenzo. Per favore, esci Oblak. È uscito facile, benissimo Oblak. Esce facile Oblak. Ancora ci ha riprovato, secondo. Sperando che Oblak non esca come è successo non era uscito. Nell'andata. Non era uscito male. Mario Rui, Manolas, mancano ormai 30 secondi, però c'è ancora spazio per un'occasione, speriamo sia nostra. Infatti Politano, assurdo tra Lodi e Lemar, che non vai in mezzo, la mette per Mertens, se questa volta è gol! È fuori gioco! Se ho guardato il guardaline che non l'ha alzata mai, e poi solo alla fine, quando era veramente più netto di quello di prima. Sì, c'era. Però guarda il guardaline, non l'alza mai, e guarda solo dopo l'ha alzata. Non mi piace per niente questo buco tra Lodi e Lemar, infatti ragazzi, da lì entra sempre bene. Finito il primo tempo, 5 tiri a 3 per l'Atletico Madrid, il Napoli due è sotto 1-1. Per il Napoli. A questo punto io aspetto ancora 5 minuti e poi vado con il più classico dei 4-4-2, per vedere se questo potrà cambiare le sorti dell'incontro. Proviamola così, tu hai dei cambi? No, non ho nessun cambio per ora. Allora, vediamo cosa succederà. Probabilmente dovrebbe essere Allan l'indiziato per uscire, perché... Dai, Trippier, bravo! Cos'è? Oppure anche giallo solo per spostando in fascia Zielinski potremmo già ottenere qualcosa di più. Adesso vediamo un attimo quali sono i cambiamenti. Intanto Lodi. Vai, Diego Costa! Sì, che ti sei girato bene. Lodi, ancora Diego Costa, che è regolare, anzi no, perché fuori gioco. Non mi sta piacendo Diego Costa, non mi sta piacendo. Fabian, 7,4. Vai Lemar, batti bene. Diegone Costa! Voleva farmi incredere di quello che ho appena cosa detto. Cosa abbiamo rischiato? Diegone Costa, vai a passare, va. Zielinski, dai ragazzi. No, Zielinski! Dai, errore. Dai Carrasco, ancora tu. Brutto errore, Koke. Zielinski. Saul... Vai così, Koke, ancora dai, Felipe. Andiamo a riprendere quel pallone. Non mi è piaciuto Saul, Zielinski anche dai, lui dobbiamo indiziato. Dominare, dobbiamo dominare Lemar. Smettila, no. Bravo Dilo, bravo Dilo. Dilo Di Lorenzo. Aspettiamo questo corner e poi andiamo a intervenire sulla tattica. Cercheremo di capire come meglio andare a fare male ai ragazzi dell'Atletico. Ci altro serve un gol. Corner sprecato però dall'Atletico Madrid. Koke la mette dentro, non c'è esce e blocca. Vabbè, pinza, non c'era chip, nessuno, qua. Meret, cambio, allora attenzione, siamo arrivati al 53esimo, cambio di istruzione del Napoli dal 4-3-3 San Paolo, andiamo alla tattica della E-Champions e andiamo nelle semifinali e andiamo a rimpostare un 4-4-2 dei ragazzi, quindi a questo punto candidato a uscire, dobbiamo vincerla, fuori Allan, me la sento e metto Milik con Mertens, girandoli due, Mertens di qua, Insigne di là, e la provo così, forza ragazzi, andiamo a vincere e a fare questo gol. Mario 54esimo minuto, ancora subito palla così, Ciro Mertens, fermalo Trippier, no Marietto, no, Rui. Marietto Rui, che sì! Paura Milik, subito era fuori gioco, Milik fantastica sempre per Milik, solo sempre tre bene, tiri Milik, vai Lemar i cross, Jimenez, entrata, Thomas Vardy, sempre lui. Mamma mia, Thomas Partey, com'è l'andata? Thomas. Immarcabile, reculi balini. Mamma ma cosa mia, la sentiamo. Cosa abbiamo sbagliato qua in mezzo? Lemar, attenzione. Mamma mia, il è entrata in scivolata. E Plastic Man Chip, pinza, come lo chiami? Ancora. Non scherzare troppo, mamma perché mia. I ragazzi possono fare ancora l'impresa. Servono sempre solo due gol. Il Napoli ne ha segnati più di tre a partita. Dai Lorenzuccio mio, vai per il Trippier, grande Trippier. Magari c'è un giallo, va bene. Magari un altro giallo, Trippier. Vabbè. Lo vogliamo dare?
Allora, mamma dai ragazzi, mia, calma, però tre calma. Tiri, mi sembra diventata l'Atalanta. L'Atletico ha questa capacità innata di bloccare gli avversari al ritorno, è già successo con l'Atalanta. Sì, come giocate bene, un gol e siamo già praticamente a Istanbul. Saul, Carrasco, c'è spazio ancora per lui, vai Carrasco, mettila, ti prego. Diegone Costa! Ehi, calma, calma, perché c'è Pinza. Mamma mia, c'è tre minuti al primo cambio dell'Atletico. Va, Diegone Costa. Vuole un gol, 2-1 Atletico, che ancora Lodi, anche Saul, Lodi. Saul, avanza Saul, vai ancora, dobbiamo riprendere Dalla però, Diegone, no. Diegone, no, sì, sì. No, sì, Plastic Man, di caviglia, di ginocchio, di clavicola, in qualunque modo, incredibile. Guardate come stiano continuando ad attaccare i giocatori di Gerbaudo, incredibile, Gerbaudo nel ritorno, questo è gol è incredibile, immarcabile. Saul, attenzione, un gol, la mette per Diegone Costa, guardate Plastic, però. Di tutto, peccato. Di tutto la parata, di tutto, calcio d'angolo per l'Atletico Madrid. Ancora due minuti, in teoria ci sarà il primo cambio dell'Atletico, vai! Aspetta Koulibaly, il re, adesso devo tirargli le orecchie al re perché da lui mi aspetto una chiusura assoluta, anche perché un gol vorrebbe dire qualificazione assoluta per l'Atletico Madrid. Messa laterale, Lodi va benissimo. Come fuori gioco? Sì, fuori gioco. Questo? Aspetterei al 71esimo. Okay, quest'azione farò il cambio. Per rischiare qualcosa, perché comunque un gol ci inguaierebbe totalmente. Manolas la tocca per Zielinski. Zielinski, apri quella palla, aprila. Bravo, vai. Thomas, no. Vai Lorenzuccio, Lorenzuccio, mio, bellissimo, no. Ciro Mertens la tocca per Mario Rui. Mario Rui in silenzio, no, ancora Zielinski, la tua catramina, sì. Catramina Zielinski, ancora un pochino meglio, ancora un pochino meglio, la mettiamo fuori. Lemar, dentro Joe Felix, attaccante esterno, vai, esterno, direi di supporto, verde. vai. Speriamo fuori Lemar. Tante volte l'abbiamo criticato. Ehi, non succede niente. Dai ragazzi, 70esimo, dai. 70esimo, vai Koke. Koke su punizione, no! C'è anche un altro cambio però adesso, subito per l'Atletico Madrid. Esce Carrasco, forse il migliore. Entra Correa come, io direi, attaccante esterno di supporto, anche lui come Joe Felix. Allora, siamo al 70esimo. A questo punto urge anche un cambio nelle file del Napoli. Allora, vediamo chi può entrare, tattiche del Napoli. Allora, a questo punto io mi alzerei addirittura un po' di più. Dem a centrocampo non serve a nulla. Vediamo chi può essere. C'è un Di Lorenzo stanco, ma sicuramente il migliore in campo. A questo punto vedo un Politano. Mario Rui 6,1. Io riprovo la mossa di Goulam e poi mi tengo il cambio Mamma di mia. Caglion alla fine. Vediamo con Goulam. Male, malissimo Mario Rui in questa partita. E infatti si era già beccato proprio il giallo. Siamo al 75esimo. Rimessa lunga di Di Lorenzo. Sì, Ciro. Oblak. Ma no, Ciro. Sempre Ciro la riaprì. Sempre Jano. Non è finita. 75esimo. All'80esimo proventato. Rivediamo. Ti fanno rivedere l'azione, la parata incredibile di Oblak. Aspetta sempre. Tiro al volo, mamma mia. Bravo Ciro, bravo Ciro. Dai però, fammelo questo gol. Calcio d'angolo, Politano. La mette in via mezzo Thomas. Per il record di Balì. Ancora Mertens, tocca palla per che Fabio giocatore. Ruiz. Dai, che il Napoli sì, deve, sì, sì, deve così, andare in Lodi. Finale. 5 tiri a 1, mamma mia. Di Lorenzo, mettila come all'andata. Sì. Bravo, Black. Adesso state soffrendo perché il Napoli c'è, il Napoli è in partita, ci vuole l'urlo del San Paolo, forza Napoli sempre, è ancora viva questa partita, dai ragazzi. Vai Lodi, no, perché? Politano recupera palla e recupera anche la posizione, perché la dà Zielinski ora, che serve Di Lorenzo, no! Di Lorenzo la Felipe! Mette, che partita Di Lorenzo, vai Goulam, dai Goulam, serve un tuo guizzo sulla fascia sinistra, dalla per Lorenzuccio mio, eccolo qui Lorenzuccio mio. No, penetra. Per favore! Milik! Oblak! Mamma mia, Milik! Adesso stiamo soffrendo, è un assedio Angola. Del Napoli, da quando non sono entrati posso. I due esterni, non è cambiato Correa, dai, ancora salta! Goulam, che serve Ciro no, Mertens, no, perché? Bello, perché? Ciro, sì, Ciro! Oblak la blocca! Oh, dai, stiamo giocando benissimo! Fanno rivedere l'azione! La rivediamo, guarda, anzi, salterei! Correa 7 tiri, bene. Napoli ancora in partita! Io dovrei fare il cambio all'80esimo, ma voglio aspettare ancora 5 minuti, perché ho anche il cambio... Attenzione, fuori gioco, per i supplementari, fuori gioco, quindi e a questo punto siamo all'81esimo. Io gioco il tutto per tutto nelle tattiche, faccio uscire un Politano, direi 6,30, entra José María Caillón
e spostiamo Insigne più alto come attaccante esterno di supporto alle due punte con Ghoulam. A questo punto anche lui sale e va a giocarsi, se ce la fa, trequartista, terzino fluidificante, sicuramente in attacco. Non abbiamo veramente nulla da difendere. Caillon come ala di attacco, sì, assolutamente la giochiamo così. Queste sono le ultime indicazioni che mi sa... Sì, Politano, che non sei ancora uscito. La buttiamo. Mamma mia, Koke, Gio Felix, Diego Ne Costa, no, non c'è fuorigioco. Lodi, qui c'è? Mettila, Lodi, ma no. Sì, c'è il fuorigioco. 82esimo, 83esimo, dai Napoli, un gol per credere ai supplementari. Diego Guarda Costa. Diego Ne Costa come continua a combattere, non voglio toglierlo perché se dovessimo subire due gol avrei anche la tattica per i supplementari, no! Bravo, no, José María, no. vai José María, tutto solo, allargati dall'altra, no! Sì, José! Cosa ha tolto? Palla hai messo, che palla, ha sbagliato secondo me qua Milik, che è stato troppo vicino al difensore centrale dell'Atletico. Guardate, Caillon, Milik deve andare via, deve portare via l'uomo, invece non lo fa, troppo in ritardo, e Caillon a questo punto è costretto a tentare il tiro. Black, bravissimo, 8 tiri a 11, adesso molto meglio. Manolas tocca, no, tutto fuori per tutto, gioco, ti per prego, dimmi che fuori gioco, no, guarda, sì, in mezzo, sì, fuori gioco. La sto vivendo malissimo, mancano 5 minuti, ma c'è per il Napoli la speranza di fare ancora un gol. Con Di Lorenzo, che la tocca ancora per Milik, è venuto a riprendersi palla, la tocca per Fabian, aspetta che l'arrivo di Di Lorenzo, la sovrapposizione, Di Lorenzo va sulla fascia, conquista un calcio d'angolo. La mia voce ormai è ferma, non so più cosa dire, non so più cosa fare. I ragazzi, Caillon, Fabian, sì, toccala lì per Zielinski, la catramina di Zielinski. Dai Correa, corri! Mertens, impeccabile, no, va bene, sul lavoro. Va bene, guarda come pressa, Gio Felix, non metto Morata, Un gol alla Giroud per crederci, sai Milik? Sì Milik, no! La tocca per Caillon, ancora no, lui, chiudilo, la mette Caillon! Sì, Thomas! Cos'era? Fuori gioco, va bene. Ormai mancano 4 di recupero ancora. Di Lorenzo la butta in mezzo. Lodi c'è la butta fuori d'angolo, alla c'è Felipe calcio proprio. D'angolo. Calcio d'angolo, 90esimo. 90 più 4, due gol ci servono, Caglione, ancora uno. Dai. Sì, oh Black, quanto ci stai salvando, Black. Molto offensiva, adesso meriteremmo, invece mi sa. Va bene, 30 secondi. Mamma sento mia, già. No, il sogno Napoli, no. Dai, proviamo ancora a riprendere questo pallone, dai. Koulibaly. Sì, no! Chiudila! E andiamo a Istanbul! Gio Felix! Ma il re cosa ne fai? Toglietegli la corona! Toglietegli la corona al re! Non se la merita! Andiamocene! Brutta partita del re Koulibaly! Sì! Brutta partita! No! Sì, così! No. E andiamocene a Istanbul, ragazzi! 3-1! Tutti a casa! Non ci credo! Il re, sì! Il re Koulibaly! Incredibile! Gio Felix segna il primo gol delle Champions! Ma nemmeno Upamecano mi fa questi errori! Il Mamma re. Mia! Toglietegli la corona! Malissimo! Fischia! Finita! Tutti i tifosi del Colcio Nero a esultare! Eccoli prenotano qua. Tutti un posto per lo stadio di Istanbul, incredibile. Sono 6-3 il risultato finale. Sono assolutamente senza parole, un Napoli che ha fatto benissimo fin qua, ancora una volta ingabbiato dalle tattiche maestose, magistrali, incredibili dei mister Gerbaudo, che anche in questo caso è riuscito a fare risultato con due gol di scarto fuori casa, ancora meglio che in casa. L'Atletico praticamente le ha vinte tutte, 3-2, 2-0, 3-2, 3-1, incredibile questa squadra. Va dato merito, rivediamo quale statistiche, 7 tiri in porta, 8 per il Napoli. Meritata dell'Atletico. La vinta Napoli, nel primo tempo, è riuscito a pareggiarla con un tiro di Di Lorenzo che non so se riprovandoci riuscirà di nuovo a rifarlo. Io ci credevo in quel momento, l'aveva pensata bene questa tattica sul calci d'angolo mister Busto, e poi invece è venuto fuori un Atletico. Andiamo a vedere bene le pagelle.
le ultime pagelle del Napoli. Se vuoi dire qualcosa tu prima sull'Atletico. Ma io dico che non ho fatto i 3 cambi perché avevo Morata da mettere, ma non mi sembrava il caso di togliere un Diego Costa che continuava a pressare. 6,8 per lui. Joao Felix entra e segna il primo stavolta gol delle sì. Champions. Stavolta sì, l'avevamo chiamato, purtroppo l'avevo chiamato questo gol di Joao Felix. Il migliore in campo è questa volta Thomas Partey, perché all'andata era stato Koke. Però Thomas Partey veramente, gol e assist, incredibile questo giocatore. Sempre, segna praticamente sempre. Riesce a fare tanta quantità e poi segna anche. Per il Napoli, una prestazione encomiabile da parte di Fabian Ruiz, benissimo Di Lorenzo, ha fatto il gol, ma sempre sulla fascia, pericolosissimo. È stato lui l'unica spina nel fianco dell'Atletico Madrid di Gerbaudo. Invece, molto male Mario Rui, 6,1, ha sbagliato nel gol dell'1-0 dell'Atletico, poi ha sbagliato su un'altra occasione che ha avuto l'Atletico, è stato anche ammonito, sostituito, male anche Allan, male Politano, malissimo Koulibaly, che alla fine è uscito di senno e ha sbagliato anche nell'occasione del cross, quello del 2-1 dell'Atletico Madrid, è andato a rompere un po' le scatole agli altri difensori, si è sentito troppo re, credo, e diciamo che questa sera ha perso la corona. Lasciatemi però dire due parole per il grandissimo mister Enzo Busto, che ha portato il Napoli qua contro tutto e contro tutti, perché si pensava che la sua uscita potesse avvenire immediatamente contro il Barcellona, 1-0 Barcellona, poi Rakitic sì, Rakitic no, comunque il Napoli ha fatto un grande calcio, ha strabattuto il Bayern e è dovuto soccombere a un grandissimo Atletico Madrid. Quindi portiamo l'Atletico Madrid nella finale e staremo a vedere domani chi sarà fra Lipsia e Juventus l'altra candidata ad alzare al cielo la Champions. Simone, hai ancora qualcosa da dire? Spero che passi la Juventus, perché io ovviamente devo tifare loro, a quel punto avrei Juve Atletico. Io spero che passi il Lipsia, anche perché i miei ragazzi li vorrei portare in finale a Istanbul. Sarebbe una bellissima finale. Sarà difficile ribaltare il 2-0, ma noi ragazzi ci proveremo. Seguiteci domani alle 21:30 per scoprire chi sarà l'avversaria dell'Atletico Madrid nella finale di Istanbul della E-Champions. Ciao a tutti e buona serata! Ciao a tutti!